Ci potevo arrivare da solo, che Spadino non era capace a darti un maschio. Spadino è stato buono a dammene tante de cose. Prima di tutto il rispetto, secondo poi il potere. Mica poco, no? Quanto sei bella, Angè. Ti ho lasciato che eri una piscella, ti ritrovo che sei una donna. E mo sta donna se ne va a festeggiare con suo marito tutti i successi che hanno raggiunto insieme. Un vero peccato che non ci va a venire a vedere. Era divertente. Non andavo al cinema da secoli. Eh Davvero? sì, da quando ero piccola. Sai, Cosa? sono sempre molto impegnata, non ho mai tanto tempo. Sei impegnata. Guarda che io ho degli orari molto rigidi, eh. Le mie giornate sono tutte piene. La mattina mi sveglio presto, faccio colazione, poi matematica, lezione di latino, poi pranzo, lezione di tennis, di danza, anche tutte e due a volte, poi pianoforte, poi francese, poi ceno. Dopo la cena sto con la mia famiglia e a volte mi lascio anche un po' di tempo per delle mie letture. Wow, sembra la strada per il successo. Senza dubbio. Ho mandato anche diverse candidature a diversi college. Sara Lawrence, Radcliffe, sono quelli che vorremmo. Vorremmo che? Come? Hai detto sono quelli che vorremmo. Mamma e papà, decidiamo tutto insieme. Tutto. No, tutto no, però le cose importanti sì. Te E tutto il resto lo puoi decidere per conto tuo. l'ho appena detto. È sorprendente per me. Immaginavo che tu fossi più Cosa? libera, ecco. Io sono libera. Non sembrerebbe. E invece lo sono. Stai bene? Meglio, e grazie Ma non ho fatto niente. a te. Sì, invece. Domani abbiamo un esame e tu stai rischiando di prendere un misero 9. Allora è vero che un po' ti importa di me. Marco, smettila di farti illusioni. Lo sai che siamo solo amici. Già. Ma io non voglio essere tuo amico, Nadia. Secondo me devi solo accettare l'idea che non puoi sempre ottenere tutto ciò che desideri. Però che peccato, perché non ho mai desiderato così tanto qualcosa. No, Di sicuro non sono la prima ragazza a cui lo dici. Ma ma sei la prima a cui lo dico sinceramente. ci possiamo lasciare tutto alle spalle? Dovevo capirlo, le so le voci di Anna. Diciamo che le voci non puoi saperle, di solito si sentono. Eravamo amiche, come hai potuto tradirmi così? Ma perché? Che cosa ho fatto, scusa? Stai con Alex ora? Ma che cosa stai dicendo? Assolutamente no. Tu gli piaci, lui ti piace? Io non c'entro nulla con questa storia. Già, e questo ti brucia, vero? Un po', diciamo che la situazione mi ha rattristato. Ma non potevi semplicemente dirmelo prima? Ma Magari temevo una cosa del genere. una cosa del genere cosa? Anna, questo non significa niente. Non fare l'innocente. Ma io lo sono! Non c'entro assolutamente nulla con questa storia. Alex ha fatto tutto da solo. Ah sì, ha anche deciso di lasciarmi da solo. Io di questo non ne sapevo niente. Ecco, adesso lo sai, festeggia, perché lo farai, vero?